Eccolo. Bene, perfetto. Allora, beh, direi che possiamo iniziare. Possiamo. Allora, diciamo che questo qui lo abbatto perché mi disturba. Ok, allora, possiamo iniziare? Facciamo l'appello. Allora, premetto che io ho gravi problemi tecnici. Mi ha cioccato la rete di casa. Sto usando quella del cellulare e anche lei fa un po' la birichina. Quindi prima ho fatto alle 9:30 ho fatto un'oretta con gli OSE2, ma ho avuto dei casotti, mi sentivo a scatti. Quindi ho pensato di comunque andare avanti perché poi questo meeting viene registrato sperando che nella registrazione vada un po' meglio che nella diretta. Quindi se doveste anche voi sentire andare e vieni della voce, eccetera, ditemelo, però vorrei provare ad andare in fondo così sperando che la registrazione sia un po' meglio che la diretta. Bene, quindi direi che sono già le 11:02, facciamo l'appello così vediamo chi c'è. Allora, c'è Gottfried? Non l'ho visto, però lo chiamo lo stesso. No, non c'è. Va bene. Poi Camellini, Thomas. Presente. Presente. Ok. Cavallo Francesco. Presente. Presente. Poi Adeline. Adeline è uno scandalo, neanche alle 11 viene. È uno scandalo. Poi Andrei. Presente. Presente. Giardina, presente, Presente. che c'è Giacomo Lugli, eccolo, appena in tempo. Guglielmo, Presente. a posto, poi Adin, presente, poi Ali, presente, Daniele, presente. Lugli. Presente. Presente. Martina. Presente. Presente. Stefani. Presente. Presente. Christian. Ok. Presente. Simone. Presente. Presente. Smorag. Presente. Presente. E Selasi. Presente. Bene, non ci siamo in di più. L'altra volta, ragazzi, c'erano più cabottari. Eh? Spero che vi siate andati a riguardare il video perché era abbastanza importante. Quindi uno, due soli, perfetto. Allora, guardo un attimo, vedo che ci sono delle scritte. C'è qualcuno che ha bisogno? No. Ok. Allora, oggi lasciamo un attimo da parte il discorso impianti, PLC, eccetera, perché andiamo un attimo avanti sul discorso energia. Però, salvo problemi tecnici, spero di essere un po' più breve che le volte scorse. Allora, per prima cosa vorrei correggere l'esercizio riguardante il fotovoltaico in cui c'era da guardare un video fatto da Enea e rispondere alle domande appunto sul fotovoltaico. Dunque, allora nel video che era corto perché durava 4-5 minuti, veramente poco, si andava a descrivere come sono fatti i vari tipi di impianto fotovoltaico, perché non ce n'è uno solo, si possono fare in maniera diversa. Allora andiamo direttamente a rispondere alle domande. Vorrei solo un attimo dirvi chi è che mi ha risposto a queste cose, cioè quanti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solo in 8 mi hanno risposto a questo esercizio. Io sono sempre lì che aspetto anche gli altri, aspetto. Allora, la prima domanda diceva: quali sono le ultime due operazioni da effettuare nell'installazione di un impianto fotovoltaico prima della messa in funzione? Allora, sicuramente c'è da fare l'installazione dei pannelli e non solo dei pannelli di tutto, ma soprattutto la verifica tecnico-funzionale.
Cosa intendiamo per verifica tecnico-funzionale? Vuol dire andare a fare praticamente il collaudo, andare a vedere se l'impianto funziona. Ora, l'impianto fotovoltaico a cosa serve? Vediamo chi è il primo che mi risponde. Cioè, se io faccio un impianto fotovoltaico, cosa voglio fare? Produrre elettricità col sole. Esatto, voglio produrre elettricità col sole. Quindi, se voglio fare la prova, cioè il collaudo, per capire se l'impianto funziona, così voi non l'avete mai fatti, però ormai un po' di esperienza, pochina, ce l'avete di impianti elettrici. Cosa posso fare per andare a vedere se effettivamente questo impianto funziona? Aspettare il sole. E fin lì sono d'accordo. Sicuramente con la luna funziona peggio. Bene, abbiamo aspettato il sole. Una volta che c'è il sole, Safamia, collaudarlo. È quello che sto chiedendo. Cosa vuol dire collaudarlo? Tu cosa faresti per capire se l'impianto funziona? Devo provare a girarlo verso il sole. Va bene. Ragazzi, sto qua l'avete mai visto voi? Questo sapete cos'è? Non so se si vede. Aspetta, lo metto così. Ecco, così si vede un po' meglio. Cos'è questo? È un cellulare? No! È un tester. Oh, bravo, un test. E potrebbe centrare con la domanda che vi sto facendo oppure proprio non c'entra assolutamente niente, ma guai a dirlo. Sì, si può vedere quante volte passano. Ecco, volevo arrivare lì. Si può andare a misurare appunto almeno una cosa, la tensione, cioè quanti volt ci sono in quel momento, ovviamente quando il pannello è al sole, perché se il pannello è all'ombra, non all'ombra, se il pannello è chiuso in una stanza al buio, non può fare assolutamente niente. Quindi vado a vedere intanto questa cosa, poi ci sono da fare anche altre cose che magari voi non conoscete, però con le conoscenze che avete posso andare lì a mettere i puntali e vedere se c'è un po' di produzione se c'è un po' di corrente elettrica, di tensione che poi determina il passaggio di corrente. Va bene, quindi adesso diciamo che è il collaudo. Allora, la seconda domanda diceva, ai fini di una corretta installazione, cosa è importante fare? Allora, importantissimo, ovviamente l'avete detto anche adesso, andare a orientare il pannello o i pannelli verso il sole, quindi orientarli nel senso di geografia, cioè punto cardinale. Noi sappiamo, cioè lo dovremmo imparare, dovremmo sapere che il sole non batte dappertutto. Il sole, almeno per l'emisfero nord, cioè dove viviamo noi, c'è un punto cardinale dove non batte mai, cioè dove il pannello non va mai messo. Chi è che lo sa? Qual è quel punto cardinale, quindi nord, est, sud, ovest, dove il sole non batte mai? Posso anch'io? Nord. No, Gaia, non puoi. Nord. Nord, sì, come facciamo a riconoscere il nord? Se sono in un bosco, Con la bussola. vabbè, se non hai la bussola, se sei in un bosco, come fai a sapere dove è il nord? Col Al muschio. muschio? Esatto, ci cresce il muschio. Perché? Perché non ci batte il sole. Quindi è una zona umida dove evapora meno l'acqua e quindi lì sappiamo dove è il nord. Esatto, c'è il muschio. Quindi a nord non batte mai. Quindi il pannello fotovoltaico non deve mai essere messo a nord. Quindi rimangono l'est, il sud e l'ovest. Allora, di questi tre, qual è il punto migliore? Cioè, se io posso scegliere dove lo Sud. devo orientare? Non ho capito. Sud. Sud, esatto. Quindi noi a sud il sole lo abbiamo dalla mattina alla sera. Ovvio che se non possiamo metterlo a sud, lo metteremo dove possiamo, quindi un po' più a est, un po' più a ovest. L'importante è non metterlo a nord. Se io ho solo la disponibilità del nord, non posso fare un impianto. Invece, se ce l'ho da est a sud, lo posso fare. Ovviamente cosa cambia? Cambia che se il mio pannello è orientato più verso l'est, funzionerà meglio nelle ore della mattina, quindi dalle 8. Poi se siamo in estate dalle 7 anche, magari a mezzogiorno, l'una, via. Se lo mettiamo ad ovest, invece il contrario, lavorerà meglio, produrrà di più tra le prime ore del pomeriggio fino alla sera, finché c'è sole. Se invece lo mettiamo a sud, appunto, riusciamo a captare il sole dalle prime ore della mattina fino alle ultime ore della sera. Quindi l'ideale sarebbe metterlo a sud. E l'inclinazione. Perché l'inclinazione? Perché l'inclinazione, diciamo che è l'angolo relativo al piano zero, diciamo, deve favorire il ricevere l'irradiazione solare il più possibile verso intorno ai 90 gradi. Poi questa cosa in un impianto fisso è impossibile farla sempre, perché
il Sole cambia la sua posizione, cioè durante le stagioni, durante i mesi, dall'inverno all'estate, in inverno il Sole è più basso, in estate il Sole è più alto, quindi se io lo metto fisso a una certa inclinazione, dovrà essere un'inclinazione atta a captare bene sia il Sole d'inverno che il Sole d'estate. Poi d'estate abbiamo più Sole, quindi diciamo che tra i due mi interesserebbe di più captare quello d'inverno, che invece è un Sole più debole. Quindi l'irradianza solare a gennaio-febbraio è molto debole, in giugno, luglio, agosto invece è molto maggiore. Da cosa lo capiamo? Beh, dalla temperatura che c'è nell'aria anche, perché poi il sole, oltre a illuminarci, oltre a fare correnti con gli impianti fotovoltaici, ci illumina. E se ci illumina troppo, l'energia è in surplus, si trasforma in temperatura alta. Quindi in base anche alla temperatura esterna noi capiamo quanta è l'irradianza. Poi se uno vuole approfondire, ci sono le normative UNI che ti dicono per ogni mese è stata misurata quant'è la radiazione solare, quindi quanta energia mi dà al metro quadro, o meglio, che potenza mi dà anche in base a ogni ora il sole in base al mese e al giorno. Poi, già che stiamo parlando di questa cosa, vorrei aggiungere un altro discorso. Il pannello fotovoltaico serve appunto per trasformare la radiazione solare in energia elettrica, quindi differenza di potenziale. Domanda, il pannello fotovoltaico funziona solo quando c'è il sole? Una domanda, dovete rispondere se... No. In che senso? Spiegami perché. Chi è che ha risposto? Daniele, perché non vedo, ho perso il... Perché accumula energia. Accumula Scusa, non ho capito, torna a dire, please. energia e accumula energia. No, allora il pannello fotovoltaico l'unica cosa che non può fare è accumulare energia, cioè lui prende la luce e la trasforma in energia e deve essere utilizzata subito. Poi, se vogliamo accumularla, mettiamo nell'impianto delle batterie e un pochino di energia la possiamo accumulare, però il pannello di per sé non accumula niente. Lui scambia un'energia in un'altra, quindi da una fonte primaria che è una radiazione solare, proprio una radiazione la trasforma in differenza di potenziale. La domanda era, il pannello fotovoltaico funziona solo quando c'è il sole o no? Io sto parlando non di giorno e notte, ragazzi, sto parlando di giorno col sole e giorno con la pioggia, tanto per chiarificare questa cosa. Cioè, quando piove, il pannello Solo col sole. fotovoltaico, hai detto non funziona? Solo col sole. No, allora. Funziona così, il sole, ragazzi, ce l'abbiamo sempre, perché anche quando piove di giorno noi ci vediamo, giusto? Cioè non c'è bisogno di accendere le luci delle macchine, le luci in casa, magari delle volte sì, perché c'è veramente una nuvola così nera che ne sembra quasi notte, però se c'è un cielo, una nuvola abbastanza, non dico trasparente, però che fa permeare appunto la luce. Noi ci vediamo senza dover accendere le luci. Questo ci indica il fatto che è vero che non passano i raggi solari diretti, ma passa la luce. Allora, sempre quella famosa normativa di cui vi dicevo prima, che adesso non ricordo il numero, ma mi interessa fino a domani, si parla appunto di irradianza diffusa e irradianza diretta. Qual è la differenza fra le due? Sono due energie che arrivano. Una è quella diretta, cioè quando io ho il pannello e viene a contatto con i raggi del sole, lì ho l'irradianza diretta, ma ho anche la radiazione diffusa. La radiazione diffusa ce l'ho quando è nuvolo. Quando è nuvolo io non ho il raggio solare, ma ho una luce. Sicuramente parliamo di due grandezze completamente diverse, cioè quando ho il sole siamo a un livello, quando non ce l'ho sono a uno molto più basso. In realtà quando ho il sole io poi li ho tutti e due, perché è vero che non ho le nuvole, però i raggi solari riflettono anche con il cielo o con le cose che abbiamo di fianco. Ci sono delle persone che vanno a fare la settimana bianca, non sanno sciare e quindi non rischiano di rompersi una gamba, però tornano che sono abbronzati, abbronzati, neri come un carbone. Perché? Perché si mettono lì al bar, al rifugio, in mezzo alle montagne, dove intanto c'è il sole che picchia e sicuramente stando in montagna, anche se è inverno, non c'è quella cappa di inquinamento che abbiamo in pianura, per dire, ma c'è anche questa
quello che, se non erro, si chiama albedo, cioè il riflesso della luce del sole. E quella è luce diffusa, praticamente, perché solo che se la giornata è chiara e il riflesso è dato da qualcosa di bianco, come la neve, ecco l'esempio che ho fatto in montagna, mi abbronzo di più. Se poi addirittura io prendo degli specchi, mi metto lì a prendere il sole, poi prendo gli specchi e mi faccio in modo che il raggio solare venga riflettuto sulla mia faccia dagli specchi, ciao, non ho un sole, ne ho tre, adesso non a quei livelli, però riesco a riflettere. E quegli altri pannelli, diciamo, scusate, la luce riflessa non è luce diretta, anche se in quel caso lì lo è. Adesso che ho fatto un po' di casino, non so se avete capito il concetto. Comunque, quando io ho il sole ho anche la luce diffusa, anche senza la neve, perché anche il cielo comunque riflette un po' di luce. Quindi il pannello funziona bene quando il sole, ma funziona anche quando il sole è coperto dalle nuvole, per dire. Funziona molto meno, però funziona lo stesso. Sicuramente non funziona quando è notte. Quindi quando non c'è una fonte di energia, non fa il suo lavoro. Non fa il suo lavoro. Bene. Ok. Allora, poi c'era la terza domanda. Diceva, le strutture che inseguono il sole, come sono formate? Beh, è abbastanza semplice. Cioè, c'è una struttura, c'è il pannello sopra, c'è un palo, e poi nel video diceva un motore. Ora, per motore... sembra un po' riduttivo, sembra di pensare a quei motori che usiamo in laboratorio, SNI, nel senso che quei motori li devono fare una cosa un po' più complessa, cioè devono dalla mattina alla sera inseguire il sole, cioè mantenere il pannello montato appunto sulla struttura il più possibile perpendicolare rispetto ai raggi solari, in modo che ottimizziamo la resa del pannello. Quindi sono fatti così, ce ne sono pochi di questi impianti, però ce ne sono. Quindi sono fatti in questa maniera. L'altra domanda, cioè nella stessa domanda, però chiedevo, cos'è che devo evitare? Adesso non ve la dico io, chi è che me la dice? Cos'è che devo evitare? Al di là dell'impianto, cioè quello che insegue il sole o l'impianto fisso, qual è una cosa che dobbiamo assolutamente evitare nell'impianto fotovoltaico? Nessuno lo sa? Il posizionamento. Il posizionamento l'abbiamo già detto. Cioè, aspetta, in che senso il posizionamento? L'angolo. L'angolo no, è l'inclinazione, quello l'abbiamo già detto. Cioè, in base a come inclino, quindi inclino il pannello al sole. No, dobbiamo evitare, lo diceva nel video, qualcuno mi ha anche risposto. Allora, adesso vi spiego una cosa, poi vi rispondo a questa domanda. I pannelli sono montati tra di loro generalmente in serie. Cosa vuol dire? Vuol dire che ce n'è uno e poi ce n'è un altro. Sono messi così, come le pile dentro la torcia o il telecomando, dipende. Metto le pile. Cosa succede mettendo le pile in serie? Succede che se ho una... Ah, ben arrivato. Se ho una pila, ho due pile da un volt e mezzo. Se io le metto in serie... Ai capi al capo di una pila e a quello dell'altra, quindi il più e il meno, io non ho un volt e mezzo, ho tre volt, perché mettendoli in serie la tensione, diciamo, viene sommata. Quindi in base a quanti ne ho, io ho alla fine ai capi di questa, chiamiamola già stringa, la somma delle tensioni prodotte. Ok? Bene. Se io... Fate conto che ci siano tre pile, quindi tre pannelli in serie, e stanno producendo ognuno, non so, mi invento, 50 volt. Bene, siamo a 150 volt. Se io vado a togliere il pannello di mezzo, o la pila di mezzo, per fare lo stesso esempio, cosa succede? Non va più niente. Perché non va più niente? Risposta esatta. Perché è in serie. Perché è in serie, ma io ho aperto il circuito. Cioè io togliendo una pila... Ho aperto il circuito. Un circuito aperto, sapete benissimo, meglio di me ormai, che impedisce il ricircolo della corrente. Quindi anche la tensione lì ferma, ma non può far circolare la corrente. Allora, se io ho un pannello, una stringa di pannelli, che vuol dire pannelli messi in serie, e a un certo punto un pannello, il primo, quello di mezzo, l'ultimo, non lo so, viene eliminato, tutta la stringa non funziona più. Allora... Pensiamo al pannello, che cos'è, come funziona.
Pensiamo a un modo per fare in modo che il pannello venga eliminato. Cioè, cosa posso fare io per fare in modo che quel pannello non funzioni più? Oscurarlo. Ecco, oscurarlo. E come fai? Qual è una cosa? Come si chiama quella cosa che lo oscura? Non mi dire un lenzuolo, perché non è, c'è gente che va a mettere il lenzuolo. Cos'è che può succedere intorno all'impianto che lo oscura? Foglie, per esempio di un L'ombra. albero. L'ombra. Anche le foglie, sì, però in genere i pannelli vengono messi un po' più in alto degli alberi, poi può capitare che col vento magari ci vanno, però è l'ombra che dobbiamo evitare, perché se uno di quei pannelli in serie ad altri viene ombreggiato o da un comignolo, quindi un camino della casa, o dall'antenna, o da un balcone, o addirittura dagli stessi pannelli, non solo quel pannello smette di funzionare, ma fa in modo che tutta la stringa smetta di funzionare. Allora, negli impianti grossi, perché quelli, diciamo, su un tetto di una casa c'è meno questo rischio, cioè c'è legato appunto ai comignoli o eventuali altri palazzi o balconi, e lì bisogna stare attenti. Ma in quegli impianti più grandi, invece, messi in campagna, quindi su un piano, tutti in serie, dobbiamo fare in modo che tra di loro non si ombreggino a vicenda. Quegli impianti fatti in campagna, come sono fatti? Sono fatti da tante stringhe, cioè c'è una fila in serie di pannelli, poi di fianco ce n'è un'altra, poi ce n'è un'altra. Allora, chi progetta l'impianto, non voi, ma il progettista, dovrà appunto tener conto del movimento del sole in ogni giorno e ora dell'anno e in base a questa cosa andare a calcolare a che distanza mettere le stringhe di pannelli, in modo appunto che l'ombra del pannello non vada a toccare il pannello dietro. E per toccare non vuol dire che sia completamente coperto. Cioè, se io ho un pannello, vediamo se questo qui è un pannello, non è vero, è il mio telefono, ma se dovesse arrivare un'ombra qui, una parte di pannello, cosa succede? Che anche le celle dentro al pannello sono montate in serie. Quindi anche se io ombreggio solo una parte, solo un angolino del pannello, tutto questo pannello viene disabilitato. E se questo pannello è in serie da altri pannelli, per un'ombra grande così, di appunto il palo di un'antenna, per esempio, non funziona più tutta la serie. Ok? Quindi bisogna stare attenti. Questa cosa, però, ve lo ribadisco, la fa il progettista. Allora, voi, a parte che voi siete industriali, non siete civili, però potrebbe capitare di andare a montare dei pannelli fotovoltaici, anzi, ben venga, e voi dovrete montare l'impianto come da progetto. Quindi, se il progettista fa il progetto fatto bene e voi lo installate come ha detto lui, l'impianto funziona. Se il progetto è fatto bene e voi non lo installate come dice lui, potrebbero venire dei problemi e sono problemi della ditta. O viceversa, se il progetto è fatto male e voi installate come da progetto, la colpa è del progettista. Se invece il progetto è fatto male e voi installate non rispettando il progetto, è colpa di tutti e due. Ok? Anche se magari è più colpa del progettista, però sono sempre problemi. Quindi chi fa l'installatore di impianti elettrici deve comunque seguire, e non solo elettrici, deve comunque seguire il progetto. Un progetto di un tecnico abilitato, cioè di un perito o di un ingegnere. Questo è tanto per fare tutto il quadro generale della cosa. Allora, aspetta che vedo due messaggi, c'è qualcuno che mi ha scritto domande per il muschio. Ok, a posto. Quindi, questo è quanto. Allora, attenzione al discorso dei collegamenti in serie, sia per quanto riguarda gli alimentatori in generale, quindi le batterie, ma il pannello fotovoltaico è un alimentatore, quindi anche lui ha le stesse regole da seguire. Allora, io ho già risposto alla domanda 4, però lo torno a dire, chiedeva dove possono essere installati i pannelli. Li possiamo installare su un tetto piano, ovvio che non li montiamo piani, dobbiamo dargli quell'inclinazione di cui parlavamo prima. E lì diciamo che possiamo giocarcela meglio, perché possiamo decidere noi su un tetto piano l'inclinazione da dare, facciamo la struttura con l'angolo e il pannello glielo mettiamo sopra. Oppure possiamo anche montarli su un tetto già spiovente, in quel caso lì facciamo poco, ci adeguiamo. Cosa cambia? Cambierà che se l'inclinazione del tetto, cioè del pannello, è un'inclinazione non perfetta, avremo un impianto non perfetto, però questo non vuol dire che l'impianto non funziona. Cosa potremmo dire? Bene, in quell'impianto per fare 2 kW, 3 kW ci vogliono, dico, 10 pannelli.
Se l'inclinazione o anche, diciamo, l'inclinazione verso l'azimut, cioè verso il sud, non è proprio sud, invece che, ho detto 15, ce ne andranno 16, 17 pannelli, quindi due in più, per avere la stessa potenza di picco, si dice. E poi possiamo montare, come abbiamo detto, a terra, quindi in campagna, ce ne sono anche intorno a Modena, ce n'è uno sulla strada Contrada, direi che si chiami, ce n'è una Marsaglia, ce n'è anche una Formigine di questi impianti abbastanza grandi. In campagna, quindi li avrete sicuramente visti in giro, anche quando andate in giro non solo a Modena. Quindi questo è quanto. Poi, altra domanda, dice, relativamente alla presenza barra non presenza della rete elettrica, come vengono definiti gli impianti fotovoltaici? Allora, vengono definiti grid connected o stand alone. Cosa vuol dire? Allora, il grid connected vuol dire che il mio impianto, piccolo o grande che sia, è collegato alla rete elettrica. Generalmente tutti gli impianti civili, quelli fatti in casa, sono collegati comunque alla rete elettrica. Perché? Perché io, quando il sole, se fossi bravo, uso l'energia che produco, però delle volte magari non sono in casa, sono a lavorare, eccetera, non è che posso stare lì a fare la lavatrice, un'altra lavatrice, dare l'aspirapolvere, eccetera, quello magari lo faccio la domenica. Quindi l'energia prodotta viene comunque mandata in rete. Oppure, se non la mando in rete, posso accumularmela nelle batterie e magari usarla la sera. Quindi, però l'impianto civile, l'impianto in casa è collegato in rete, quindi grid connected. Lo stand alone è quello che sta da solo. Quindi nel video si faceva l'esempio di un'isola, un'isola che magari è piccolina, non ha il collegamento dalla terraferma, dall'energia elettrica, mi posso fare un impianto che non è collegato alla rete. E in quel caso, come l'esempio dell'impianto fatto adesso in casa, se ho il pacco batterie, io le posso usare. Generalmente nello stand alone ci sono sempre le batterie, ci devono essere perché è impensabile poter usare la corrente solo durante il giorno, anche perché se ho un frigorifero, il frigorifero va anche di notte. Se il frigorifero non va, mi si sgela il congelatore, il freezer e poi devo buttare via la roba da mangiare. Quindi se faccio un impianto stand alone devo farlo, quindi su un'isola oppure. L'ho visto fare anche in certe casette di montagna sperdute, magari casette di vacanza, dove uno ci va poi solo ogni tanto, però gli fa comodo avere un po' di energia sotto per fare quello che deve fare. Ok, quindi questa è la differenza. Di che materiale sono composti i moduli fotovoltaici? Allora, i moduli fotovoltaici sono composti da delle celle di silicio monocristallino. Si è visto che questi materiali messi insieme, appunto, colpiti dalla radiazione solare, sprigionano un'energia elettrica, una differenza di potenziale, e sono collegate queste celle, come dicevo prima, in serie tra di loro. Sono protette da un vetro trasparente, quindi è vero che sono lì, ma c'è un vetro. Perché c'è un vetro? Perché se gli va sopra dell'acqua, facciamo un cortocircuito. Domanda, è possibile che ci arrivi dell'acqua sopra un pannello fotovoltaico? Domanda banale, però. Sì, Quando? quando piove. Bravo, quando piove. Quando piove ci va l'acqua e potrei fare un cortocircuito. Allora, con il vetro è protetto. E ovviamente non solo dalla pioggia, anche dalla grandine. Poi una grandine fino a un certo tipo, perché se arriva quella che è arrivata a giugno l'anno scorso qua, forse qualche danno l'ha fatto, quindi protegge le celle in serie dalle intemperie, ecco così. Poi intorno al pannello abbiamo una cornice di alluminio anodizzato e poi alla fine basta, diciamo che sotto è chiuso, il pannello poi è molto semplice. Alla fine quello dietro al pannello cosa abbiamo? Abbiamo un piccolo, diciamo, quadretto elettrico, che non è un quadretto elettrico, però ci sono i due cavi che escono, il nero e il rosso, il più e il meno, che poi andrò a montare in serie agli altri pannelli quando voglio fare un impianto, perché poi un pannello solo non mi dà tanta energia. Va bene a scuola per imparare magari il concetto, però uno da solo fa poco e niente, o meglio, lo posso montare sul camper o anche sull'automobile per tenermi caricata la batteria quando sono fermo, ma non per fare andare un frigorifero, ecco. Volevo aggiungere una cosa che non dicevo nel video. Nel pannello, dietro al pannello, o meglio, dietro a ogni utilizzatore, ogni dispositivo elettrico, c'è una targa, cioè c'è un'etichetta con scritti alcuni valori. Questi
Che valori ci sono scritti? Intanto il più importante qual è? La potenza di picco. Cosa mi indica la potenza di picco? Mi indica quanta, appunto, potenza, quindi quanti watt riesce a farmi il pannello nelle migliori condizioni. Quali sono le migliori condizioni? Io prima ve l'ho già detto, chi è che me le torna a ripetere? Cioè, qua, quando il pannello, facciamo un esempio, potenza di picco 250 watt. Bene, quando è che io avrò veramente 250 watt ai Quando sto capi? leggendo, Non ho capito. quando c'è il sole, insomma, quando non c'è nuvolo, forse. Questo sicuramente, ma non solo. Continua pure a spiegare, perché ci sono altre cose da dire. È ovvio che ci deve essere il sole e non nuvolo per essere al picco, ma poi quali altri parametri dobbiamo avere, diciamo, dalla nostra parte? Questo non saprei bene così ad L'abbiamo impatto spiegare. detto prima, Thomas. Cioè, ve l'ho detto prima e l'avete anche visto nel video. Il sole ci deve essere, ma se c'è qualcun altro che lo sa, Francesco, prova a dirlo, visto che ha alzato la mano. Sembra di essere a scuola. Vai. Quando si raggiunge una temperatura alta, no? Ecco, questo invece no. Questo non l'ho detto, ma mi hai fatto bene a ricordarmelo. Attenzione perché i pannelli fotovoltaici, più si scaldano, più rendono poco. Cioè, per assurdo, il pannello fotovoltaico lavora meglio quando ci sono basse temperature o quando è più freddo, quindi teoricamente dovrei raffreddarlo. Quindi questa cosa hai fatto bene a dirla, anche se non è corretta, perché non è il pannello che fa l'acqua sanitaria, perché il pannello che fa l'acqua, più caldo, meglio è. Quello è vero, sicuramente. Il fotovoltaico è il contrario. Più è caldo, più il rendimento cala. Cioè, il rendimento cosa vuol dire? È il rapporto tra l'energia che mi arriva dal sole e quella che mi esce dai due cavetti. Quindi più si scalda, più lui ne fa meno di energia, diciamo, in modo, per fare una proporzione. Però siamo lì. Hai detto calore, quando è che c'è più calore? In estate, no? In estate. Allora, in estate. Abbiamo una certa irradianza solare, in inverno abbiamo meno, quindi Thomas e tutti, un altro parametro per avere il picco è essere in estate, quindi sicuramente a luglio ci avvicineremo di più a quei 250 watt piuttosto che a gennaio o febbraio, nonostante il rendimento sia peggiore. Quindi una cosa che comunque possiamo fare, non ve l'ho detta, per ottimizzare appunto il rendimento è andare a raffreddare i pannelli. Ci sono dei pannelli che fanno tutte e due, fanno sia fotovoltaico che acqua sanitaria. C'è il fotovoltaico sopra e il pannello per l'acqua sotto. L'acqua però girando cosa fa? Raffredda il pannello. Quindi va a prendere quel calore in eccesso dal pannello per scaldare l'acqua. Quindi diciamo che l'acqua va a raffreddare il pannello. Quindi quelli, adesso no, non voglio confermare perché so che esistono, ma non ho mai guardato i dati, però idealmente. Secondo me rendono di più dal punto di vista elettrico perché vengono raffreddati dall'acqua. Quindi sicuramente per poter avere quei 250 watt dobbiamo avere il sole, essere in estate e un'altra cosa. Essere raffreddato se si può e un'altra cosa. Quale cosa? Sempre che l'abbiamo detta prima. C'era una canzone degli 883, diceva Nord, sud, ovest, est, eccetera. Viene in mente qualcosa a dire questa cosa? Metterlo a sud e non a nord. Metterlo a sud. Quindi per avere il picco della produzione scritta nell'etichetta, nella targa del pannello, noi dobbiamo essere in estate, orientati a sud, avere l'inclinazione giusta e avere il pannello possibilmente raffreddato, anche se quello non c'è scritto. Quindi quella potenza non è la potenza di produzione, si chiama potenza di picco, cioè l'abbiamo quando siamo in quelle condizioni. E aggiungo un'altra cosa che mi viene in mente adesso, quando il pannello è nuovo. Perché dico questo? Perché ogni anno che il pannello rimane fuori, diciamo, all'acqua, quindi alle intemperie, perde una percentuale di produzione. Quindi il primo anno mi fa 250 watt in condizione ottimale, il secondo anno me ne fa 242. Poi 237, poi 225, man mano che passano gli anni il pannello perde un po'. Un'altra cosa da dire è che il pannello va fatta manutenzione, che
È molto semplice, ma attenzione, vuol dire prendere una gomma con l'acqua, una scopa e uno straccio e dargli una pulita, perché delle volte arrivano le correnti dal deserto, si uniscono alla pioggia, piove sabbia praticamente, e le macchine si sporcano, ma non succede niente, le laviamo. Il pannello se si sporca succede. Quindi se sopra si forma una patina di sabbia o polveri sottili, inquinamento, eccetera, anche quello influisce sulla resa del pannello. Visto che ho detto inquinamento, dico anche questa cosa che ho già accennato prima: se noi il pannello lo portiamo su in montagna, lo portiamo a Modena, cambia anche lì. Se voi andate a fare un giro in montagna, in alta montagna, d'estate a luglio, vi bruciate subito. Cioè, andate in giro, state fuori un'oretta o due, quando andate a casa avete la faccia paonazza e anche le braccia, magari anche per l'aria fredda, ma per il sole. Perché questo? Perché intanto siete più vicini al sole, cioè se vado a 2-3 mila metri d'altezza sono più vicino, quindi il raggio solare deve fare meno strada per arrivarmi. Ma soprattutto, dicevo prima, non c'è la cappa di inquinamento, quindi anche questo comunque favorisce il funzionamento del pannello. Ok? Tante cose, vedete, non è solo metterlo al sole, sono tante cose, ma queste cose perché ve le dico e perché le abbiamo viste nelle domande, nel filmato? Perché poi dopo dovrete scriverle nella tesina, dopo ne parliamo. Andiamo avanti. Allora, cosa serve l'inverter? Vediamo chi se lo ricorda. Serve per tipo trasformare l'energia, se non ricordo male, in alternata, se non vado errato. Esatto. Perché questo? Perché il pannello fotovoltaico è una pila. È come una pila, è una Sì. batteria. E se vi ricordate, vi ho spiegato che le batterie e anche i fotovoltaici fanno corrente continua. Quindi più e meno. Infatti, se torniamo a dire il discorso di prima, giriamo il pannello, dietro ci sono due cavetti, rosso e nero, più e meno. Noi però in casa abbiamo necessità di avere la corrente alternata. E aggiungo un'altra cosa, 230 volt. Perché dico questo? Perché l'inverter fa anche questo, stabilizza la tensione, ce la porta a 230 e ci fa la corrente alternata. Chi è che si ricorda come si chiama quel parametro che parla dell'alternanza della corrente? Hertz. Esatto, gli Hertz. E gli Hertz sono l'unità di misura di quale grandezza elettrica? Inizia per F. Per F. Dai, ve l'ho detto. Sono 50 periodi in un secondo. Il periodo è la partenza. La frequenza, esatto, la frequenza. Quindi la frequenza di 50 Hz è un altro parametro che l'inverter deve dar fuori. Quindi converte la corrente alternata in una frequenza di 50 Hz. Domanda. Perché secondo voi deve stabilizzare anche la tensione, cioè il pannello fotovoltaico non può dare già una tensione costante? Questo è difficile, però se qualcuno vuole provare a rispondere, Non ho capito la domanda. la domanda è: il pannello fotovoltaico abbiamo detto che dà una potenza di picco, e oltre a una potenza di picco dà anche una tensione di picco, quindi lui può dare, facciamo un esempio, 50 volt. Dico un numero che più o meno è quello però. Bene, noi possiamo fare un impianto che non ha bisogno dell'inverter. Adesso lasciamo perdere la frequenza, che quella è obbligatoria, ma dal punto di vista della tensione, secondo voi possiamo fare un impianto che ai cui capi ci sono 230 volt precisi? Questa è difficile, eh. Rispondo io. Mettendo il ponte di Graz, quello là dei diodi. Il ponte di Graz trasforma l'alternata in continua, quindi fa il Allora. contrario di quello che serve noi. No, vabbè, aspetta, è troppo complessa la domanda. La domanda, diciamo che vuole andare a ragionare su un'altra variabile dell'impianto fotovoltaico, cioè una l'abbiamo già detta, ma anche l'ora del giorno. Quindi la stagione in cui siamo, quindi l'irradianza del mese, ma anche l'irradianza dell'ora. Perché alla mattina alle 8 io ho poco sole, a mezzogiorno ne ho di più, alle 4 del pomeriggio ne ho un po' meno e andare a sera cala ancora. Quindi
anche nella stessa giornata abbiamo un aumento, un picco e una riduzione della irradianza solare. Il pannello fotovoltaico cosa fa? Converte questa irradianza. Se l'irradianza è bassa, quindi alle 8, 7 e mezza di mattina in estate è bassa, ai capi del pannello non ho 50 volt, ne ho 12, 13, 15, non lo so. Man mano che mi avvicino a mezzogiorno, ogni pannello arriva a 50. Se poi i pannelli sono montati in serie, attenzione perché se io ho dei pannelli che a picco hanno 50 volt e ne ho 10, a che tensione posso arrivare? Ai capi della stringa, nel momento più favorevole. Quindi 10 pannelli, che ognuno dei quali mi dà al massimo 50 volt, sono montati in serie. Quanti volt ho praticamente? Che tensioni ho ai capi della stringa, cioè di tutti i pannelli in serie? Non è chiara la domanda? Mi sentite, ragazzi? Prof, 500. È 500, sì. Ah, ok. Se ogni pannello mi fa 50 volt e siamo in serie, abbiamo detto che in serie facciamo la somma delle tensioni come nelle pile di prima. Le abbiamo messe in serie, abbiamo 500 volt. Ma mi sembrano un po' tantini 500 volt da mettere in casa, giusto? Allora, per questa ragione, l'inverter cosa fa? Prende la tensione la mattina, che non è di 500, ma sarà di 120 volt, e la porta a 230, ma fa anche il contrario. Quando siamo a mezzogiorno, l'una, in cui ho molto sole, la riduce sempre a 230 volt. Quindi vedete che è fondamentale l'uso dell'inverter, sia per quanto riguarda il discorso alternata che per quanto riguarda il discorso della tensione. Prof, Se può, dimmi, sì. ma io, perché io nella vecchia casa avevo i pannelli fotovoltaici Sì. e io avevo dal pannello, cioè prima di arrivare al pannello avevo in pratica una scatola che si chiamava tipo regolatore di non mi ricordo bene il nome, però era Di regolatore, tensione. può essere che tipo Sì. in pratica aveva l'immagine del pannello di una batteria e di Sì. una lampadina che in pratica entrava al pannello, poi c'era una Sì. batteria e poi usciva per andare all'inverter che poi portava tutto in casa. Sì. Ma tu avevi anche le batterie, avevi in Sì, quell'impianto? avevo delle batterie perché così accumulavamo e dopo anche alla sera Esatto. usavamo. Allora, tu vuoi sapere cos'è quello? Quello è appunto il regolatore di carica, o meglio, lo stabilizzatore di tensione. Se tu hai delle batterie, non puoi alimentarle con la tensione che vuoi, perché se tu gliene dai troppa, cioccano, detta velocemente, in modo chiaro. Allora, in quel caso lì, si mette anche uno stabilizzatore di tensione, quindi la riduce e la tiene a una tensione atta, buona, per poter caricare quel pacco batterie, perché altrimenti veramente, se non c'è quello, bruciano. E perché si usa quello e non l'inverter? Perché le batterie vanno in corrente continua, quindi danno fuori corrente continua, ma anche se tu le vuoi caricare devi dargli corrente continua, quindi lo fai prima dell'inverter quella cosa lì. I vostri compagni di classe, non di classe, di scuola, quelli delle altre classi, quelli degli impianti civili, e loro devono portare all'esame queste cose e glieli fanno montare, quindi nei kit che hanno, magari se riusciamo a tornare a scuola, anche solo per andare a vederli, li andiamo a vedere. C'è il regolatore di carica, c'è una piccola batteria per fare poi una cosa da scuola, un impianto, e c'è il pannellino, quindi si fanno tutte le varie installazioni e misure del caso. Quindi sì, ci sono anche dei componenti in più, però quando ci sono le batterie, quando non ci sono, basta l'inverter che va poi a mettercela in rete e noi la utilizziamo a 230 se siamo in casa. Se siamo in una ditta, possiamo anche farla a 400 volt. Sono inverter che trasformano a 400 volt, dipende dall'utilizzo che se ne vuole fare. Ok, bene, allora, l'orientamento l'abbiamo già detto, è il sud, deve essere a sud. Ovviamente, se qualcuno di voi avrà la fortuna di scappare da Modena e andare a lavorare in una ditta a Melbourne, sapete dov'è Melbourne? Qualcuno lo In sa? Bravissimo, Australia, in in Australia. Australia, esatto. Se andate a lavorare in Australia o anche a Buenos Aires o anche a Città del Capo, giusto, sì, quindi nell'emisfero australe, il pannello andrà montato verso nord, è il contrario. Quindi adesso noi ragioniamo perché abitiamo a Modena, in Europa, siamo qui, però se andiamo dall'altra parte dobbiamo ragionare diversamente. Okay, quindi per noi va bene il sud. Altra domanda, collegando il polo positivo di un pannello al polo negativo di un altro pannello,
E come sono collegati i pannelli? L'abbiamo già detto, chi è che me la conferma questa In domanda? serie. Bravissimo, in serie, a posto. Dove vanno collegati i cavi positivo e negativo? All'inverter, l'abbiamo già detto. E a cosa servono sezionatori, poi interruttori, fusibili e tutto? In generale per la protezione dell'impianto, perché va protetto e per scaricare eventualmente. Nell'altra classe mi chiedeva uno, ma devo fargli la messa a terra? Io la farei, perché comunque il pannello ha delle componenti metalliche e quindi va fatta in tutti gli impianti elettrici, la messa a terra va fatta, quindi ci vuole anche quella. Quindi le domande erano queste. Allora, fatto questo, volevo un attimo parlare della tesina, perché noi è vero che stiamo andando avanti a fare gli esercizi di impianti industriali, vi do gli esercizi di queste argomentazioni di energia, eccetera, però vi ricordo che c'è un lavoro che dovete fare in autonomia che deve andare avanti. Perché ho pensato di parlare un attimo di questa cosa? Perché ieri parlavo con un altro prof, che è Diego Maceri, che lui ha i meccanici, e loro hanno già iniziato a consegnare delle tesine. Perché effettivamente non sono 2 giorni che stiamo lavorando in questa maniera. Direi che siamo nella terza settimana, se non erro. Quindi va bene consegnare gli esercizi, ma bisogna anche iniziare, se non finire, il discorso qua della tesina. Poi è vero che noi andiamo avanti in maniera parallela, cioè io vi do da fare un po' di impianti, un po' dell'ambito energetico. Quindi non dico che abbiamo fretta, però dobbiamo iniziare a produrre qualcosa. Allora, magari mi è venuto in mente che qualcuno potrebbe essere un po', come dire, spaesato in questa cosa. Cioè, dovete fare cos'è una tesi? È un elaborato fatto da voi. Quindi andare a ricercare dei dati, metterli scritti, dare anche magari delle impressioni personali per renderla più personale, però c'è da fare qualcosa. Ovviamente dei dati scritti, ma anche eventualmente andare a metterci dei grafici o delle figure o delle foto o degli schemi, insomma, tutto quello che può aiutare a far capire meglio l'argomento, glielo dovete inserire in questa tesina. Allora, innanzitutto, qual è il tema? Qual è il tema della tesina? Il tema è l'energia, quindi le fonti fossili, le fonti rinnovabili. Diciamo che questo, ovviamente, più specifico nell'ambito elettrico, però parlare anche in generale proprio delle fonti, ci sta in questo lavoro che dovete fare. Quanto deve essere lunga la tesina? Questo non l'abbiamo mai detto, ragazzi. 7-8 pagine. 7-8 pagine, quindi non è una cosa improponibile, perché potremmo farla anche un po' più lunga, però partiamo facendo un lavoro di questo tipo, senza contare la copertina. Adesso la copertina ve l'ho preparata io oggi pomeriggio ve la mando, cioè ho fatto una copertina tipo prova finale, tipo prova sommativa. Perché questo? Perché effettivamente noi non siamo a scuola. Io avevo preparato da fare tante belle verifiche che non stiamo facendo, perché non si possono fare. Cioè, in realtà si possono fare, più avanti le faremo se va avanti così, perché sono cose teoriche, però anche tante cose pratiche. Quelle non possiamo fare, non abbiamo le tavole. E questo tipo di lavoro è sostituito appunto dal vostro lavoro individuale, quindi dalle tesine. Quindi la tesina è una prova sommativa, è una verifica. Io alla fine metterò il voto. Ci sarà una valutazione in centesimi con tutte le altre. Ovvio che è un lavoro diverso, però è un lavoro che dovete fare. Quindi ho preparato la copertina, che poi vi manderò se lavorate in Word. Se invece non lavorate in Word e non avete computer, pazienza, cosa faremo? Voi mi manderete gli scritti su dei fogli, però possibilmente fotografati bene, perché alcuni lavori che ho corretto vostri erano fotografati male. Voi considerate che dovrete farmi una foto in modo che io dopo posso ridarvela quando torniamo a scuola e l'andiamo a mettere su magari un file Word. Oppure, se abbiamo il tempo, possiamo anche ricopiarla. Cioè, ricopierete quello che avete scritto nel quaderno, se volete, se c'è tempo, in un file Word che diventa fatto meglio. Se non ci sarà il tempo, teniamo buono quello che avete fatto, che va bene lo stesso. L'importante è che sia scritto bene. È impaginato bene, quindi appunto tra una scritta e l'altra metteteci dei grafici, delle immagini, eccetera. A
Allora, io ho creato una sorta di indice, diciamo così, una sorta di, come dire, punti da mettere nella tesina, intanto per darvi un'idea. Non è che dovete rispettare per forza, però è una base per partire a lavorare se non avete ancora iniziato, perché bisogna che andiamo avanti, dovete andare avanti anche su questo lavoro. Quindi quando è finito l'esercizio di Merella, quando è finito l'esercizio di impianti, c'è l'altro esercizio da andare avanti, il vostro lavoro individuale. Ve l'ho detto, siete dei professionisti, quindi c'è da portare avanti un obiettivo. Il tempo però inizia a stringere, perché le 40 ore, se le iniziamo a contare, distribuite in queste settimane, fate conto che a scuola facevate, quanto facevate? 25 ore a settimana? 27? Facciamo 25 per fare un conto pari, 2 settimane sono già 50 ore. Se voi aveste lavorato la prima settimana, le prime 2 settimane solo sul project work di energia, è già finito da un po'. Sarebbe già dovuto essere consegnato, tanto per dire. Anyway, ad ogni modo, quali sono i punti che io ho messo come per darvi una traccia? Magari ve li potete scrivere, poi comunque oggi io riscarico il video, lo rimetto poi disponibile, così potete andare anche a rivederle e tenerle, scrivere comunque anche dopo. Allora, primo, il consumo energetico. Italia, Europa, mondo. Questa domanda, questo punto, l'abbiamo già visto anticipato nel primo esercizio che avete fatto, quando si parlava appunto dell'energia nei continenti, eccetera. Quindi approfondire un po' questi dati. Poi, secondo punto, le fonti energetiche primarie. Quali sono le fonti energetiche primarie? Qua io ve l'ho già spiegata sta roba, dovreste già saperla, però carbone, gas naturale, biomassa, sole, acqua, eccetera. Quindi fare un elenco, magari commentato un po' di ciascuna di queste. Commentato vuol dire carbone, cosa vuol dire carbone? Il carbone, bene, ma dove lo estraiamo? Cosa ci possiamo fare col carbone? Quindi qui mi aggancio al terzo punto, cioè l'uso delle fonti energetiche primarie. È vero che noi stiamo facendo una tesina relativa all'energia elettrica, però magari col carbone non si fa solo energia elettrica, col gas naturale io ci faccio anche da mangiare, per dire. Quindi non possiamo dire che col gas naturale facciamo solo energia elettrica, ci scaldiamo anche gli ambienti, ci sono molti cicli produttivi. Se voi andate in ceramica, il forno dove vengono cotte le piastrelle e non le brioche, anche le brioche, lavora a gas naturale. Quindi dire, bene, una fonte primaria è il gas naturale, come viene usato? Con che percentuale si usa per fare energia elettrica? Con quanta percentuale per il riscaldamento degli ambienti o per l'acqua sanitaria o per far da mangiare o per l'uso industriale? Da dove viene estratto il gas naturale? Qual è la sigla chimica del gas naturale? Lo chiamiamo anche metano, lo chiamiamo anche in altri modi. Quindi questo vuol dire parlare delle fonti energetiche primarie. Dire la fonte energetica è andare un po' a fare una piccola ricerca su quella. Quindi la tesi è una ricerca di tante ricerche, come vedete, e gli utilizzi delle fonti energetiche primarie. Poi, parlando di energia elettrica, quali sono le tecnologie utilizzate per trasformare l'energia primaria, la fonte primaria, in energia elettrica? Queste ve le ho già spiegate. Abbiamo fatto anche una verifica su questo. E in realtà ho fatto anche un video, ci ho messo 4 giorni per fare un video in cui ritorno a spiegare brevemente tutte queste cose, ve lo darò, è sempre su YouTube, quindi si parla dell'idroelettrico piuttosto che del fotovoltaico, eccetera, però prendetele sempre come spunto. Quindi quali sono le fonti? Vento, perché me l'ha detto Zanari nel video, va bene, però dovete approfondire, dovete una tesina. Poi, come pesano le varie fonti fossili e rinnovabili sul consumo in Italia? Cioè, in Italia, del 100% utilizzato, quant'è il fotovoltaico, quant'è l'eolico, quant'è il petrolio, quant'è il carbone, eccetera, eccetera, eccetera. Anche questa cosa va detta in una tesina come questa. Poi andiamo a parlare dell'inquinamento ambientale legato al consumo energetico, cioè co usare energia elettrica fatta da un fotovoltaico o usare la stessa energia elettrica fatta da un carbone è uguale dal punto di vista ambientale? No. Quindi, grazie, grazie Luigi. Sì, era una domanda retorica, si dice. No, non è retorica, però giusto, no. E in che differenza incide?
Cioè, se io brucio carbone, o brucio gas naturale, o brucio rifiuti, o brucio quel che vi pare, l'aria da cosa viene arricchita? Che non è un arricchimento perché è un peggioramento, però dal punto di vista di molecole viene arricchita. CO2 e polveri Grazie. sottili Esatto, tutte queste cose. insieme. Gli ossidi, quelli di zolfo, di carbonio. Quindi anche questo approfondire, per quello che vi ho fatto fare la ricerca. Andate a vedere su il meteo del vostro comune quali sono gli inquinanti di quel momento, di quell'ora. Volevo arrivare poi qui, volevo arrivare. Andare a spiegare, quindi Pianura Padana, il posto più inquinato del mondo, perché il posto più inquinato del mondo? Ditemelo voi, ragionatemi, ragionate l'argomento e scrivetemelo nella tesina. Inquinante dell'aria. Poi l'inquinamento ambientale legato all'energia, ma legato proprio in generale ai mezzi di trasporto, all'alimentazione. Abbiamo visto anche un bel documentario. Bene, tutto l'inquinamento prodotto, che impatto ha su di noi? Cioè, cambia se c'è inquinato o meno inquinato nella nostra aria, nelle nostre acque, nella nostra terra? Anche questo è un argomento che si può approfondire nella tesina, anzi, non si può, si deve approfondire. Poi, in generale, quindi cerchiamo adesso che abbiamo fatto il punto. In generale, cosa si può fare dal punto di vista delle centrali, dei grandi numeri, per ridurre l'impatto ambientale? Un po', diciamo che l'abbiamo già detto con la domanda retorica che ho fatto prima, cioè ci conviene produrre energia dal carbone o dal fotovoltaico? Perché? Quindi cosa è meglio fare per il futuro? Che poi sono già cose che si stanno facendo. Cosa sta facendo eventualmente anche la politica? Ci sono delle normative, delle leggi, dei trattati? Sì, ci sono stati e ogni tanto i big, il famoso G8, si trovano e riducono questi obiettivi. Cioè, non riducono, nel senso che li cambiano, devono portarci a migliorare qualcosa. Ecco perché ogni tanto si fanno questi trattati, quindi approfondire. Non dico che dovete proprio spiegarli, però almeno accennarli, il protocollo di Kyoto, Parigi, Copenaghen, ne hanno fatti vari. Se siete bravi, cioè siete bravi, cosa bisogna fare? Andare a cercare su Wikipedia, su internet. Ok? E poi magari mettere giù anche due numeri, tanto per appunto arricchire questa tesi. Che è successo? Non ti interrompo, ma io devo salutare perché va bene. Grazie, ciao, ciao. E poi nel grande e nel piccolo invece, cosa vuol dire nel piccolo? Nel piccolo io, Andrei, Francesco, la Martina, la Gaia che va via, cosa possiamo fare per avere un impatto ambientale ridotto? Ok? Cosa possiamo fare? Quali sono i comportamenti che possiamo fare della settimana, del mese, dell'anno, anche dell'istante? Tutto, queste cose sono tutte legate comunque a quello di cui dovete parlare, che ne abbiamo già parlato tanto poi. Poi io più o meno sono questi gli argomenti. Eventualmente alla fine poi ricordatevi di fare una conclusione vostra personale. Perché questo? Perché va bene raccogliere dei numeri, metterci dei grafici, degli schemi, eccetera, però appunto dare anche una personalizzazione, quindi le vostre idee. Diciamo legate anche all'ultima domanda che vi ho fatto, nel piccolo, nel mio personale, cosa posso fare? Questo è quanto. Quindi queste sono le idee che mi sono sentito di darvi per darvi una sorta di sentiero da seguire per fare questa cosa, perché ragazzi dovete farla e dovete anche consegnarla. Quindi se qualcuno mercoledì prossimo me le inizia a consegnare, ho detto mercoledì per fare un esempio, ma anche domenica, mandatemele, mandatemele. Poi il discorso delle ore lo aggiusteremo quando torniamo a scuola, perché come vi abbiamo già detto dovrà risultare che avete lavorato non 38 ma 40 ore per quella tesina. Ok, allora vedo che ci sono delle scritte, ok, le abbiamo già lette. Qualcuno ha delle eventuali domande da chiedere sulla tesina, su questa cosa qua? Io dopo ragazzi ve le mando, queste cose, vi mando la copertina che ho preparato e vi mando anche questo specchietto che mi sono fatto, che adesso io l'ho letto perché l'ho preparato ieri, però diciamo questa traccia da seguire. Torno a dire, ovvio che se avete altre cose da metterci, mettetele. Mettetele. Mettetele perché
Per dire cosa mi viene in mente, così a caso, faccio l'idroelettrico, ma un idroelettrico, a parte le minor impatto ambientale, può causare altri danni? Tipo, se i tronchi del fiume vanno a finire nel lago, quello delle, dove poi abbiamo la condotta forzata, poi vanno nella turbina, possono essere problemi questi? È la prima idea che mi è venuta. Oppure i pannelli fotovoltaici li devo lavare, li devo pulire ogni tanto, perché si sporcano. Tutte cose da aggiungere negli argomenti. Avete domande su questa cosa? No. Grazie. No. Vabbè, ho capito che volete chiudere. Va bene, allora, l'ultima cosa è che vi darò a parte quelle cose che vi ho detto con la relativa tesina, vi manderò un terzo esercizio da fare di energia che riguarda sempre il solare, ma non il fotovoltaico. Chi è che si ricorda dal punto di vista elettrico come possiamo utilizzare il sole senza utilizzare fo pannelli fotovoltaici per produrre energia elettrica? Chi è che se lo ricorda? Col calore? In che senso? Termo Sì, termo? elettrico. No, il termoelettrico è quando bruciamo gas. Io parlavo del sole. No, termo. No. Allora, Non mi è ricordo. il solare, quello diciamo adesso mi è scappata anche a me la parola. Ciao. Ad inseguimento praticamente si chiama. Quello con tutti gli specchi che vanno a convertire i raggi solari in un unico punto che poi è la caldaia e poi lì ovviamente facciamo alte temperature e facciamo il vapore, facciamo girare la turbina, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che va ad approfondire questo tema. Anche perché non è fatto solo così il solare termodinamico, ne vedrete in un video anche uno un po' diverso, che però sfrutta più o meno lo stesso principio. Quindi dal sole facciamo calore, col calore facciamo energia elettrica, ma fatto in modo diverso. Quindi ci saranno questa volta due video da vedere, sono corti, durano 3-4 minuti l'uno, con le relative domande. Ok? Claro. Ci siete tutti ancora, ragazzi, o qualcuno si è addormentato? Claro che sì. Claro che sì, è sempre tu che rispondi, però. Vabbè, va bene. Allora, se non ci sono domande, io ragazzi vi saluto, devo abbattere la registrazione, cosa che farò subito.